I sei consiglieri dissidenti di Capaccio Pestum, Nino Pagano, Pasquale Accarino, Angelo Merola, Alfonsina Montechiaro, Fernando Maria Mucciolo e Francesco Petraglia ieri sera hanno confermato il passaggio tra i banchi dell'opposizione con il nuovo gruppo Laboratorio Politico. A quasi un anno e mezzo dall'insediamento di Palumbo, i dissidenti hanno definitivamente tagliato i legami con la loro ex maggioranza ed hanno annunciato di inviare gli atti realizzati dal sindaco in procura. È iniziata una battaglia, diciamo, di democrazia già da qualche mese, che è sfociata poi a questa, diciamo, quella che sarà questa sera, le precisazioni, le motivazioni vere perché abbiamo abbandonato la maggioranza. Quali sono queste motivazioni? Beh, sono tantissime scelte, le abbiamo già alcune già dette, diciamo, ufficialmente in alcuni comunicati che abbiamo riportato anche in Consiglio Comunale, su Piazza Santini, problematica del cinema Miriam, problematica sulla piscina e tante altre, anche dal punto di vista delle scelte di alcuni professionisti scelti dal sindaco presso l'ente, alcuni cosiddetti 110 assunti come dirigenti nell'ente. E da questo è nato un poco, diciamo, tutta un po' la situazione di conflitto con il sindaco. Presidente, questa nuova maggioranza come la vede? Ma che cosa mi fai sorridere? È una maggioranza effettivamente che non, effettivamente è stata una cosa che non ci crediamo, ancora oggi non crediamo nemmeno noi quella che è successa in Consiglio Comunale. Perché effettivamente ha stravolto un po' tutto quello che è un po' la volontà popolare, cioè ha scelto due di minoranza rispetto a sei suoi, nel senso che purtroppo, non so, abbiamo un sindaco un po' duro, diciamo, dal punto di vista un po' troppo forse militare, non so come definirlo, non ha voluto colloquiare rispetto alle alcune nostre scelte di raddrizzare un po' quella che è la vita politica capaccese, e non ha voluto più ragionare con noi sei e ha scelto direttamente di fare un passaggio, diciamo, con la minoranza, cioè scegliendo questi due, facendo entrare in maggioranza altri due consiglieri che erano di minoranza. Ovviamente siete pronti alle elezioni? Vabbè, questo da oggi in poi sì, questo non era vero, qualcuno aveva messo all'inizio, già da settembre aveva messo in mezzo questa voce che noi volevamo la caduta di questa amministrazione, invece non è vero, abbiamo lottato fino all'altro giorno affinché, diciamo, si riunisse un po', si ricombattasse questa maggioranza, e invece le scelte, diciamo, il sindaco innanzitutto non ha voluto ragionare su queste scelte da noi non condivise, questa è tutto, cioè la pura verità. Si parla già di una sfiducia al presidente Pagano. Vabbè, questa da tempo, di la verità, questa da tempo, firmata anche dal sindaco quando uscì il primo comunicato. Io ho sempre detto che, diciamo, che rappresento un po' tutti quanti, ce l'ho detto quando ancora non c'era nemmeno questa nuova maggioranza, ho detto che io rappresentavo tutti quanti e avevo scelto di appoggiare, diciamo, gli altri cinque consiglieri con me sei rispetto a delle scelte che ritenevo politicamente corrette, per cui non è una questione. Nel momento in cui ho scelto questa cosa di essere parte di maggioranza o di minoranza, ho scelto il giusto, voglio dire.